Questo programma è offerto da Comitato Festeggiamenti Maria Santissima della Libera, località Fontana Perelli, parrocchia di San Pietro Apostolo, Minturno. CB Informatica, via per Castelforte, Minturno. Cari telespettatori, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Piccolo Borgo. Stiamo per inoltrarci attraverso le nostre immagini in una delle feste della tradizione minturnese. Parliamo delle solenni celebrazioni in onore della Madonna della Libera, evento che si svolge nella contrada Fontana Perrelli. Il primo giorno di festa ha visto l'allestimento della Città dei Bambini, con giochi gonfiabili, con il palo della cuccagna, la corsa dei sacchi e la prova del tiro con l'arco. Nell'occasione la nostra Fabiana Lucciola ha intervistato gli organizzatori e i partecipanti, ma diamo spazio alle immagini e voce ai protagonisti.
Città dei Bambini a Fontana Perelli con due rappresentanti dell'amministrazione comunale, l'assessore Fabio Saltarelli, consigliere Riccardelli e una bella parte del comitato che si racchiude nel comitato festeggiamenti Maria Santissima della Libera. E questa però è la Città dei Bambini adesso che è inserita nella festa patronale e per chi non è qui raccontiamo cosa sta accadendo. Già da qualche anno è iniziata questa bella realtà che praticamente adesso prosegue, già siamo arrivati alla 10ª edizione di questo programma che vede poi il clou domenica con i festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Libera. Io sono uno dei membri del comitato, che siamo in quattro, e da quest'anno è entrata anche l'Associazione Culturale Contadina, una new entry che praticamente siamo persone di Fontana Perrelli, che ci siamo conglomerati tutti con lo spirito nostro, ci siamo autotassati e abbiamo fatto un'associazione, l'abbiamo chiamata Associazione Culturale Contadina. Ha collaborato molto, vi ha aiutato? Sì, sia economicamente, tanto economicamente, con delle varie manifestazioni che siamo riusciti a fare grazie all'amministrazione comunale che ci ha invitato a parecchie manifestazioni che hanno fatto loro. È una manifestazione che abbiamo organizzato noi qua, la Saga della Pasta al Torchio Antica, che abbiamo fatto nel mese di giugno, 29 e 30 giugno, che ha avuto un grande successo. E da lì si sono recuperati dei fondi che abbiamo investito qua per questa mega festa dei bambini. Che tutto dedicato ai bambini, sì, qua. Sì, oggi è tutto dedicato ai bambini, ci sono della party che è tutto gratuito per i bambini. Questa è una cosa che vale la pena sottolineare perché si vedono da... I bambini sono gratuiti, ad eccetto che è una cosa simbolica per il... Quest'anno c'è la novità del Mino Calcio Balilla Umano che ha avuto un'attrazione per i più piccoli. Sì, ha avuto tanto ma tanto successo. Poi c'è pure una lotteria, tutto ricavato, viene tutto speso per i ragazzi. E poi zucchero filato. Zucchero filato, poppe corne e cappelli per tutti i ragazzi, abbiamo omaggiato. Tutto gratis, tutto dedicato ai bambini. E quanto lavoro c'è stato però dietro a tutto questo? Sì, stiamo a combattere per fare questa festa. E poi veramente grazie a loro, dell'amministrazione, vabbè pure Paolo, il sindaco che ci dà la mano. Poi bisogna ricordare che Don Nelio, il nostro presidente del comitato, ci dà veramente una grande mano a fare tutto questo qua che siamo riusciti a organizzare. Tutto questo per i bambini, però grazie alla volontà e alla forza di chi appunto c'è dietro come il comitato, ma anche all'organizzazione, all'amministrazione. Che... Senza l'aiuto loro non riusciremo a fare niente di tutto questo. Ci danno la mano per il palco, per lo sfalcio dell'erba, per tante cose. Sono importanti anche loro. E l'amministrazione come la vede questa, anche la piccola Città dei Bambini, se non che tutta la festa patronale? Allora guarda, come amministrazione facciamo rispondere dopo l'assessore. Io posso dire che questa qua è una cosa molto semplice, è un gruppo di persone delle quali facciamo parte anche noi sinceramente, che si rimboccano le maniche, come ti spiegavo prima fuori microfono, diciamo fuori telecamere, ci stanno persone che sono 3-4 giorni che stanno preparando per cucinare dei prodotti tipici tipo trippa, soffritto, che da stasera in poi ci saranno delle degustazioni, ma soprattutto mi piace sottolineare tutti questi bambini che stanno qua, ecco, Palo della Cuccagna, Cannatelle, cose sì, che... Perché com'è, mi dicevi prima fuori microfono, stavamo parlando, la cosa originale di questa Città dei Bambini è che a differenza magari di tanti altri comuni o piccoli paesini o comunità, spesso i bambini vengono un po' dimenticati, cioè non si è mai vista una festa patronale che inglobasse solo i bambini. Bravo, bravo, quello parlavamo io e te, dice, cioè nessuno pensa a dedicare una giornata ai bambini. E qua Tommaso a queste cose ci pensa, cioè diciamo è normale che ci vuole aiuto per fare queste cose, perché da solo uno non va da nessuna parte, però a volte pure l'aiuto morale, sai, lo stare insieme. E vedere questi bambini felici, che dopo magari riusciremo anche a sentire un po' le loro opinioni. Se ghiottonerie tutte gratis qua, che soffesseria uno regala una cosa, un'altra la compra, però alla fine per i bambini dai, è colpo d'occhio eccezionale. Ok, allora la domanda che ho fatto prima a te riguardo l'amministrazione, vogliamo sentire l'assessore. Sì, noi siamo orgogliosi di quello che oggi si sta facendo qui, perché questo successo di presenze, di bambini, di genitori è veramente il risultato di un lavoro straordinario da parte del comitato. Tommaso ci ha ringraziato, veramente devo dire che qui l'amministrazione
ha fatto poco, ha fatto il minimo, abbiamo fatto il palco come lo facciamo un po' a tutti quelli che ce lo chiedono, abbiamo fatto un minimo, però io quello che voglio sottolineare è l'esempio, cioè questa, la comunità di Fontana Perrelli è una comunità veramente attiva, veramente coesa e unita, perché riuscire a fare quello che loro riescono a fare in questi tre giorni, invito tutti a venire domani e dopodomani, è opera veramente di passione, di dedizione. Loro hanno girato tutte le feste durante l'estate con un carrozzone, chiamiamolo così, vendevano panini e i proventi di quella, di quell'attività sono stati tutti reinvestiti per far sì che queste tre giornate riescano. Quindi i complimenti vanno a loro. Quest'area verde, sottolineo, dove, dove si sta svolgendo questa, questa manifestazione, la manutenzionano loro, cioè noi come comune non interveniamo mai. Tagliano l'erba, podano le piante e questo è l'esempio di cittadini che collaborano con l'amministrazione e io voglio sottolineare questo aspetto perché veramente è molto importante, quindi siamo noi a ringraziare Tommaso che è presente qui ma tutti quelli che con lui hanno consentito tutto questo, io li invito ad andare avanti e noi li saremo sempre vicini per quello che possiamo. Sono bellissime le parole dell'assessore, grazie. Bambine, ma quasi ragazze, ma come vi chiamate? Marzia, Chiara, Alexia. E che cosa state facendo in questo bel palco giochi con tutti questi bimbi? Siamo salite su un palo e abbiamo preso un regalo. Che regalo hai preso? Ho preso un salvadanaio e una bacchetta. E poi che altri giochi hai fatto tu? Io ho fatto sempre il palo della coccagna e ho preso dei gessi, le penne ed non mi ricordo. E tu invece stai mangiando lecca lecca, l'hai vinto o te l'hanno regalato? No, l'ho comprato a quella bancarella. Ma vi piace questa festa? Sì, sì, sì. Ok, allora tutti i bambini che si devono divertire qua, questo è lo scopo, giusto? Sì. E adesso andate a fare la corsa dei sacchi? Sì. In bocca al lupo allora, ok? Grazie. Allora, siamo con Walter Granelli che ci spiega velocemente, perché non ti vogliamo togliere troppo tempo dai bambini, che tipo di lavoro fai con gli archi qui sul comune? Allora, questo impariamo i ragazzi a tirare con l'arco, e faccio, a livello nazionale proprio, perché cioè, il presidente lui è proprio allenatore della federazione proprio, e io...
diciamo, aiuto, sono iscritto in federazione anch'io, però non sono allenatore proprio. Allora, siete messi a disposizione qui per i bambini, per fare divertire? Siamo i bambini per la fontana, per la festa da libera. Solo per quello lo facciamo qua. Ok, invece sul territorio chi volesse trovarvi fate lezioni? Sì, ci sono delle lezioni, facciamo corsi di tiro con l'arco, con l'iscrizione in federazione e tutto, assicurazione e tutto, perché per fare un tiro con l'arco ci vuole, deve essere assicurato, per portare l'arco ci vuole un porto d'armi, perché è un'arma bianca, e tante di quelle cose, però una volta iscritto in federazione stai a posto. È uno sport forse un po' meno conosciuto del classico calcio, pallavolo, eccetera. Quindi per chi non ne sa tanto, come me ad esempio, come funzionano le attrezzature? È costoso? Ci vuole... Allora, noi a livello di scuola l'attrezzatura l'abbiamo noi. Si paga il corso e basta. Però poi una volta che vai a fare le gare... Tu non puoi fare le gare con questi archi qua, questi sono archi scuola. Allora, un arco come si deve, parti da 600-700 euro e arrivi fino a 2.000-3.000 euro, dipende da quello che prendi. Il segretario dell'associazione contadina, che hanno un'associazione che ha aiutato la realizzazione di questo evento qui, la città dei bambini, e siamo con Domenico Mallozzi. In che modo l'associazione si è voluta mettere a disposizione appunto del comitato invece della festa patronale? Ci siamo voluti mettere in moto solo per aiutarli e dargli una mano, proprio in virtù di far crescere questa festa che già dà tanto. E noi come associazione abbiamo cercato di dare un nostro contributo, ecco. E per il futuro che altri eventi avete in programma sul territorio qui di Minturno o altro? Allora, quest'anno per la prima volta abbiamo fatto la Sagra del Torchio, il 29 e 30 maggio. L'anno prossimo nel nostro obiettivo c'è di farne oltre quella un'altra e due, diciamo, sempre in primavera e estate. Che anticipazione? Com'è? Che anticipazione, che tipo di festa?
Non la sappiamo nemmeno noi, c'è solo nel cassetto questo sogno, è solo un sogno al momento che vorremmo portare avanti, però non è una questione di non voler dare anticipazione, non lo sappiamo ancora, diciamo, perché quest'anno abbiamo fatto per la prima volta quella della festa della Sacra del Toro ed è, ci ha dato un gran successo, quindi in virtù di questo vogliamo fare un'altra due sagre almeno e poi dare un contributo a questa festa per fare in modo che diventi sempre più grande. Vabbè, quindi un'organizzazione e un'associazione attiva sul territorio. Che sicuramente dopo la festa della Fontana collaborerà anche non solo per le feste, pure per dare altre iniziative e per avere, diciamo, per dare un segno di, in più, diciamo, alla zona, se, alla tutta la comunità, nel senso che se c'è esigenza di qualunque cosa, una strada, un'illuminazione che non funziona, noi come associazione cerchiamo di far rumore. E questo è un bellissimo messaggio che ci arriva dall'associazione contadina. Grazie a Domenico Mallozzi. Chiami? Antonietta. Antonietta, Antonietta mi ha chiesto lei di fare le interviste. Ti piace il microfono, Antonietta? Sì. Guarda la telecamera lì. Dici a questi signori che ci stanno guardando, com'è questa festa dei bambini? Bella. E che ti piace di più? L'esco tartaglia. Lo zucchero filato? I popcorn. I popcorn. E le giostre? Sì. Ci sei andata sulle giostre? Sì. E lui è il suo fratellino, facciamo vedere anche il fratellino. Come ti chiami? Nicola. Ah, Nicola, ma allora sei grande, Nicola, quanti anni hai? 5. A te piace più il popcorn o lo zucchero filato? Lo zucchero filato e i popcorn. Dalla città dei bambini, questo è il divertimento che stanno provando qui i bambini a Fontana Perelli e noi li lasciamo sulle giostre. Altro evento singolare di questa festa è lo slalom salita Fontana Perelli con le auto d'epoca. Sentiremo dalla viva voce del presidente Giuseppe Lopiano, presidente del GAMS, come è nata questa idea e le immagini della gara sono così divertenti da non avere bisogno di nessun tipo di commento.
Cari amici di Telegolfo, ci troviamo in un pomeriggio alquanto caldo, dobbiamo dire, una manifestazione che si ripete nel tempo, negli anni, oggi lo possiamo dire. Accanto a me Giuseppe Lopiano, presidente del GAMS, gruppo amatori moto e auto e moto storiche, e con lui un attimino, perché ti sappiamo impegnato in questo momento, un attimino per parlare di questa manifestazione e poi anche delle auto. Allora, tutti i compaesani, i concittadini e i soci sanno quanto teniamo a queste manifestazioni. Le manifestazioni servono non solo a tenere in vita proprio questo tipo di cultura, ma anche a tenere in vita una passione e tutto l'indotto che c'è intorno. Quindi tanti utilizzano i club solo per scopi assicurativi e per facilitazioni facili. Non è così, bisogna anche sostenere il movimento e far sì che comunque possa durare nel tempo. Queste macchine, per mantenerle, hanno necessità di sacrifici, ognuno ha i propri hobby, chi ha la caccia, chi ha la vela, chi ha le bocce, chi ha altri sport. Questo è uno sport e una cultura come tante altre, però vanno appoggiate, non vanno criticate, come noi non critichiamo tante altre culture e tanti altri sport, non sarebbero da criticare neanche questi. Quindi un grazie a tutti quelli che sono intervenuti. Oggi che è sabato, abbiamo 60 macchine, il sabato bene o male tutti i nostri soci sono lavoratori come voi, siamo tutti lavoratori, e quindi hanno fatto dei sacrifici per arrivare qui da varie regioni e da varie province, stanno qui per divertirsi. Questa sera la cena, comunque gli organizzatori mi hanno detto, è offerta dal comitato organizzatore della Fontana Perelli. Qui a Minturno siamo orgogliosi di poter ospitare anche delle personalità, tra cui il progettista della Lancia Stratos, tra cui il costruttore della Puma e altre personalità del motorismo storico, e dico grazie veramente a tutti quelli che stavolta ci hanno appoggiato, quindi sia le forze dell'ordine, sia l'amministrazione e sia comunque tutti quelli che veramente ci tengono nel piccolo a portare avanti il comune di Minturno. Grazie a tutti voi e buona serata. Buon divertimento. Ultima cosa e ti faccio andare via. Sì. Come cambia il mondo dell'auto storica? No, qua chi si gira qui attorno vede auto che hanno fatto parte anche auto del proprio mondo, momento, no? Perché come me a 50 anni oggi probabilmente il papà ha posseduto sicuramente. A quasi 50 anni pure io ti dico che ormai anche la Fiat Tipo è catalogata come auto storica, se ben tenuta e conservata bene, perché è usata con gli scopi giusti, quindi non magari per andare a caccia o solo per andare in campagna o per portarci gli attrezzi. Quindi anche la vettura di 20 anni è degna di essere conservata per la tutela del patrimonio storico. Al momento la legge prevede 20 anni, anche se ben presto avremo dei cambiamenti che comunque sono necessari, perché non è neanche giusto che effettivamente le macchine d'epoca vengano utilizzate per andare a caccia e per portarci gli attrezzi in campagna. Dobbiamo farci tutti un mea culpa su questo. Va bene che si usi anche per quello occasionalmente, ma non può essere quella l'utilizzazione primaria per poi utilizzare assicurazioni facili e non pagare, magari pagare bollo ridotto. Dobbiamo farci un esame di coscienza tutti quanti e essere più coerenti, dare una mano a queste attività, magari dare una mano, ecco, fare un applauso a queste persone che vengono da fuori e fanno queste manifestazioni per noi, perché loro rischiano, impegnano soldi e lo fanno solamente perché ci credono. Qui non c'è scopo di lucro prioritario, quindi effettivamente lo sforzo che fanno tutti è quello che serve veramente per tenere in vita un paese e quello che c'è intorno. Il turismo lo dovremmo incentivare tutti quanti, anche con questo, anche con le macchine d'epoca, servono anche quelle.
Questo programma è stato offerto da Comitato Festeggiamenti Maria Santissima della Libera, località Fontana Perelli, parrocchia di San Pietro Apostolo, Minturno. CB Informatica, via per Castelforte, Minturno. Un elemento palpabile, come avrete potuto comprendere da quanto visto finora, è l'affiatamento che esiste tra gli organizzatori della celebrazione. Ma a prescindere da questo, perché una festa riesca, c'è bisogno di buon cibo. A tal proposito, dobbiamo parlare della decima edizione degli antichi sapori minturnesi che è inserita nel programma della festa. Le antiche ricette dei nostri nonni, come la pasta e fagioli oppure il soffritto, sono gli indiscussi attori principali di questa tradizionale menù. Al cuoco la parola per illustrarci i sapori. Cari amici di Telegolfo, ci troviamo nella prima serata di questi tre giorni di festa. Accanto a me un personaggio che nel luogo è conosciutissimo, ricopre una funzione di dottore veterinario, in questa serata però è il cuoco per eccellenza. Non le diciamo certe cose, ha ragione. Allora, con Giuseppe Mallozzi, per fare un attimo un viaggio all'interno di questa festa, spiegare pure al pubblico che cosa accadrà in questi tre giorni relativi alla degustazione. Ma cominciamo dal fatto del valore simbolico che ha questa festa, che nell'antichità si chiama innanzitutto Madonna della Libera. Perché? La Madonna della Libera perché, da quello che io so, riuscì a bloccare in un anno che non ricordo assolutamente la peste sul Garigliano, sul fiume Garigliano. E quindi evitò un'infinità di morti e quindi fu liberata dalla peste il territorio. Per questo la Madonna della Libera. Sappiamo, per voi che vivete questo territorio, è il momento più importante, il momento in cui vi ritrovate come comunità. Siete una comunità unita però in generale. Siamo una comunità unita e cerchiamo di essere uniti, indipendentemente dalle discordie che possono esserci, perché su qualsiasi festa c'è sempre una discordia. Però noi cerchiamo di essere uniti comunque e cerchiamo di fare il possibile con ciò che il popolo riesce a dare come piccolo contributo, perché questa è una festa che ha bisogno di tanti soldi e se non fosse per l'aiuto della popolazione del comune di Minturno non riusciremmo a farla. Questa tre giorni di appuntamenti sono tre giorni di appuntamenti con lo spettacolo, tre giorni di appuntamenti. Oggi abbiamo visto i bambini in festa, chiaramente ci sono le celebrazioni religiose, ma c'è uno spazio dedicato anche alla degustazione. Parliamo dei piatti tipici che si cucineranno in queste tre serate. Allora, partiamo dal presupposto che realmente la festa della
libera la fontana di Fontana Perrelli era semplicemente di una domenica, dove era una festa contadina realmente, dove c'era la famosa fiera di bestiame e in quell'occasione in mattinata veniva cucinato il soffritto che era un piatto dei poveri. Quindi veniva somministrato nel panino, nel famoso panino. Noi abbiamo ripreso questa tradizione 6 anni fa o 7 anni fa, non ricordo bene la data, cercando di riportare un attimo quella cultura che va scomparendo, perché in realtà è una cultura che va scomparendo, perché non tutti riescono a capire le tradizioni e ciò che i contadini mangiavano. Quindi il piatto di mangiare il soffritto era una cosa prelibata, quindi non è che era da tutti poter mangiare il soffritto, e noi l'abbiamo riportato e poi ci abbiamo aggiunto tante altre cose contadini, tipo la pettola con i fagioli, tipo la trippa che è un altro piatto caratteristico, e la salsiccia che era un piatto famoso, che si è famoso da tutte le parti, perché era comunque un piatto dove si faceva festa a fianco alla carne, che era un piatto che si poteva mangiare, però i contadini l'avevano sempre a disposizione, questo è. E tu hai parlato, quindi sì, ci sarà anche la pasta, e facciamo questo legame con quella che è stata in questi mesi estivi anche un altro momento di festa legata appunto alla pasta al torchio, sempre organizzata da voi. Sì, sempre organizzata dall'Associazione Contadini, che è nata proprio in quest'anno, di cui io non faccio parte, sono un semplice collaboratore ma non facente parte dell'associazione, però mi piace, è una tradizione che con i miei cugini e con tutti gli altri operatori mi piace di viverla ancora, e l'abbiamo associata. Anche oggi è stata fatta una pasta particolare, che è la pettola, che non è altro che farina di semola, acqua e sale, scusate, ma niente di più, però è il condimento che va associato a quella che la rende buona. Quindi abbiamo associato oggi per esempio i fagioli contadini, e siccome noi siamo un paese anche di mare, abbiamo provato a cucinare i fagioli con le cozze, che in occasione della pasta al torchio l'abbiamo provata ed è stata molto ma molto richiesta, quindi l'abbiamo voluta riproporre anche questa sera. Ma non è un piatto caratteristico di Minturno, però è un piatto del napoletano, però piace anche ai nostri, e l'abbiamo riproposta di nuovo. Ricordiamo anche che la gente poi fondamentalmente vuole cose semplici, vuole anche risparmiare, avere dei prezzi abbordabili, no? Oggi le problematiche nell'organizzare queste feste sono dovute anche al fattore economico, come ricordavi tu all'inizio. Allora, il fattore economico dell'organizzazione, diciamo che stiamo a livelli un po' altini, ma noi a livello di somministrazione di pasti stiamo veramente bassi, ma molto molto bassi, perché offrire un menù completo tipo quello di stasera, un primo piatto, un secondo piatto, un altro secondo piatto e un contorno, più un bicchiere di vino o una bottiglietta d'acqua a soli 6 euro, credo che meno di questo, altro che Monti, no? Per la spending review, io non capisco bene l'inglese, però stiamo andando proprio incontro alla popolazione, cioè, divertitevi come ci vogliamo divertire noi. E questo è ammirevole. Senti, noi con le nostre telecamere saremo 3 giorni qua, è probabile anche che ti verremo a scocciare di nuovo in occasione delle prossime serate, con molto sicuramente piacere. E quindi noi ci troviamo e ti chiederemo ancora qualcos'altro riguardo le tradizioni di questo posto. Certo, perché ci vedremo, io sarò qua per 2 sere, soprattutto per quando c'è la cucina, ci sarò sicuramente. Eppure adesso vi devo lasciare perché c'ho tanta gente davanti al banco e devo somministrare i pasti. E noi giustamente ti lasciamo al tuo lavoro. Buona serata.
spettacolo che si svolge sul palco è una fonte di richiamo sicuramente per il pubblico, per tutti gli spettatori che vengono e assiepano le vie di questo borgo. Tra poco ascolterete della buona musica e vi farete anche delle grasse risate con i comici del Festival Cabaret. Volti conosciuti come Francesco Paolo Antoni oppure i Malinconici, famosi per aver portato a Made in Sud i maghetti di Harry Potter. In attesa dell'esibizione di questa sera, venerdì, accanto a me i componenti, due componenti del gruppo, come potete vedere dalla camicia bella esposta da Antonio, si parla della Zilli Band. E Maria è stata costretta questa sera a fare da portavoce, è la più giovane, quindi la metteremo a suo agio sicuramente. E cominciamo a parlare di come nasce il gruppo. E che tipo di musica fa il gruppo? Allora, innanzitutto questo gruppo è nato 23-24 anni fa, forse anche qualcosina in più. Il nostro gruppo tratta tutte canzoni latinoamericane, balli di gruppo, liscio e quindi diciamo una musica ballabile un po' per tutte le età. A una giovane, che tipo di esperienza è quella di salire su un palco? Innanzitutto, se lo fai, da quanto tempo lo fai? Prima? Allora, io lo faccio in questo gruppo da 3 anni e devo dire che è un'emozione troppo bella, è un'emozione che non si può spiegare, soprattutto perché poi il gruppo non diventa solamente un'orchestra, solo un mondo lavorativo, ma diventa anche una famiglia, quindi non c'è competizione, nessun tipo di competizione e quindi ci emozioniamo, ci divertiamo l'uno con l'altro. E secondo me è un'emozione che tutti dovrebbero provare, è una cosa... È comunque un impegno, no? Nel senso che poi andare in giro a fare serate, uno può avere magari una giornata storta, no? Poi comunque quando si sale sul palco si deve avere la forza di cancellare tutto quello che è stata la giornata e sorridere. Ma diciamo che cancellare tutti i problemi è una cosa... che diventa così semplice, perché quando c'è passione, quando ti piace la musica, una volta che arrivi sul palco i problemi non esistono più. È proprio grazie alla musica che noi dimentichiamo, diciamo che lasciamo tutti i problemi chiusi lì nel cassetto a casa.
Hai, visto che parliamo di cassetto, se hai tu personalmente, se hai qualche sogno nel cassetto? Io... Anche in questo ambito, perché... In questo ambito il mio sogno è quello di diventare una cantante, ma di diventare una cantante di un livello maggiore, però siccome è, diciamo, una strada molto difficile, molto lunga, per me è molto ma molto più che sufficiente questo, perché è la mia vita e io senza la musica non vivo. Allora, con questo messaggio salutiamo il gruppo. È un messaggio sicuramente di speranza, chi ha delle passioni le deve coltivare, questo è quello che in fondo ci ha detto Maria, non ha importanza come, quando, perché le deve coltivare però. Hai la fortuna anche che poi i genitori te lo lasciano fare, non sempre è così. Certo, infatti mi ritengo una, forse la ragazza più fortunata di questo mondo, perché ho due genitori squisiti. È importante anche parlare di chi ha avuto l'idea di formare questo gruppo, quindi una piccola parolina con il fondatore del gruppo, per lui la dobbiamo dire. Allora, il fondatore di questo gruppo è il maestro Luigi Zilli, con il suo piccolo organetto, infatti noi le denominiamo il mago dell'organetto, e ha avuto questa passione, ha iniziato a suonare sin da quando aveva 7 anni e ha iniziato proprio a fare le serate sin da quando aveva proprio 7 anni. E è stata subito la sua passione, e nonostante i problemi della vita, perché poi sai, comunque si incontrano tanti incidenti di percorso, problemi lavorativi, lui ha continuato a coltivare questa passione da quando aveva 7 anni, oggi ce ne ha 34 e lo fa ogni giorno sempre con più passione, e quindi se noi oggi siamo qui lo dobbiamo solamente a lui. Nella maggior parte a lui. Il Golfo, ci troviamo sul palco qui a Fontana Perrelli alla festa, un volto conosciuto della TV, ha calcato palchi un po' più importanti, lo possiamo dire, Michele Caputo, e con lui facciamo questa piccola intervista. Sì. Allora, stasera ci troviamo qua, ho visto che sei attorniato da un gruppo di ragazzi, qualcuno pure anche volti che la televisione conosce. Eh sì, poi lo scopriremo dopo. Una serata questa con tutto il gruppo di lavoro di Comicamente, questo spettacolo che sto portando avanti da un paio d'anni al Teatro Diana di Napoli, e questa sera quindi approdiamo in una formazione ridotta, insomma, però per portare almeno 4, 5, 6 ore di allegria. un'oretta e mezza di cabaret. Io penso che gli spettatori crederebbero, magari 6 ore magari, insomma, già ci sarebbe bisogno di chiamare tra Totò e Edoardo, insomma, per arrivare alle 6 ore, insomma. Però no, è una serata all'insegna appunto dell'allegria in questo momento di crisi dove la gente vuole ridere, quindi noi accogliamo questo grido di prenderla a ridere, prendetela a ridere anche voi a casa, in modo che se non siete venuti questa sera, magari un'altra sera, mi raccomando, venite, perché bisogna ridere, bisogna sorridere. Il lavoro di comico è diventato un lavoro più importante in questo periodo un po' di crisi, o no? Eh sì, perché fortunatamente i nostri politici ci danno spunto per fare battute, per far sorridere la gente che chiaramente è un po' arrabbiata, quindi una risata ci salverà. Allora, noi ti lasciamo al tuo lavoro di coordinamento, sì. Perché immagino che non sarà cosa semplicissima, noi faremo un attimino un'escursione qui tra i ragazzi, chiacchiereremo anche con loro. Va benissimo, a tra poco, ciao. Come promesso, l'escursione comincia, in realtà bisognerebbe fare lo spettacolo, quello dietro le quinte, perché è meglio dell'intervista, perché la gente non lo sa, lo spettacolo è in realtà quello più bello, è quello dietro le quinte. E accanto a me due componenti di Vietato Fumare che molti di voi conoscono, perché li hanno già conosciuti, e noi anche ci siamo già conosciuti. Preferiamo ricordarlo così. Il terzo che io ricordo all'epoca era ingessato. Ma è morto proprio. Sì. È una serata che andò bene. Aveva trovato chi. Evidentemente adesso avrà messo la testa a posto. Sì, infatti non stiamo faticando più da tanto, quindi adesso c'è il braccio libero, tranquillo. Come stai? Io benissimo, ti trovo, trovo benissimo. Bene. Troviamo benissimo anche il tecnico di telecamera. Come si chiama il tecnico? Biagio. Biagio. Grande, stai benissimo.
E noi siamo contenti di stare qui a Minturno. Minturno è sempre un'esperienza particolare, perché quando fate gli spettacoli il pubblico è veramente a portata di mano. Assolutamente. Noi siamo stati a Scauri qualche settimana fa e sempre calorosi, gentili e veramente molto consapevoli di quello che stanno guardando, quindi attenti. Ma io sono un signore a differenza. Vuoi fare un'intervista anche a loro? Adesso mi sposterò, poi tu farai da cicerone. Io vedo che qualcuno porta le borse, qualcuno. Lui è un rappresentante della Folletto. Io faccio il portaborse dei vietato fumare. Io faccio il portaborse dei vietato fumare. Scusa, infatti a borse è vacante. Come ti chiami? Yuri. Quando in telecamera diciamo, scusate, ma si è sciolto. Non sa fare ancora le interviste. È la prima volta che vedo un microfono, non è che capita tutti i giorni. Dicono tutti così. Io portavo la valigetta, mi parlavo con il microfono. Non è che ognuno c'ha. E non riesco a fare delle cose contemporaneamente. Guarda il microfono e guarda. Parla tu, perché lui sa parlare. C'è anche il fisico con lui. C'è proprio. Che c'ha? Stiamo a fare l'intervista e c'è la batteria. Ma è normale. Sta a posto. Tutto a posto. Non è successo niente. Non è successo. Avevo un solo neurone, si è impiccato per solitudine, non è colpa sua. Vabbè. Questo significa che siamo un po' in famiglia, però, perché come? Un po' infantile siamo. Come no? Famiglia. Questa. Scusate, però. Non so fare. Andiamo a fare interviste senza Bazzetti, ce l'avevo detto in macchina, andiamo là, non facciamo sempre i soldi. Messaggio serio, ragazzi. Una cosa seria. No, dice. Parla di Vincenzo, che è l'ultimo arrivato. Va bene così, complimenti, ragazzi. Ha detto tutto, veramente. Sei un grande. Preparate, ragazzi. Non gridare, già sta mangiando. Ne è rimasto uno dietro le quinte, però. Eccolo qua. Giù da conto. Ecco, batteria. Che te ne ha batteria? Non tenga batteria. Io mi trovo la batteria, senza batteria. Va a batteria. Tutto a posto. Io mi trovo per caso. Qua niente. Si è trovato a passare, filato a me. Ho preso un passaggio, mi hanno portato qua. Se dovete portare qualche borsa. Un viaggio che sta là. Ciao. Maio, l'abbiamo detto, lo portiamo, però non doveva parlare. L'abbiamo detto, veniva, ma non doveva parlare. Scusate, però. Ok. Si sta arrabbiando il sacerdote, penso sia il parroco di Minturno. Sì. Come dice a Napoli, chi si ci può dire stasera? No, legamo. Prima fa la moneta e poi c'è crisi. Bravissimo. E fisico ce l'ha anche. Assolutamente. Il carattere pure ve lo posso assicurare io. È arrivato. Sì. Allora ci siamo rimessi, questo è senza ombra di dubbio. Sì, ha rimesso prima di venire. Effettivamente, ma com'è che non parla mai? È raro. Pure io? Un'altra volta non sì, è sì, sì, non ma... parlo, perché se parlo dicono che finire struzzato, allora è meglio che sto zitto. Hai visto? Ci abbiamo provveduto noi sulle strade. Esatto. Allora mi tengono un po' a freno. Sono voi artisti dell'intervista. Noi vi salutiamo. Non vi dico niente per stasera. Merda si dice, merda. Perfetto, lo diciamo in diretta, merda. Oppure feci. In italiano feci. Quella che abbiamo fatto prima, figurati in me. È uguale. Non è che cambiamo. Ma escrementi anche. Figurati escrementi. Perciò ci abbiamo la busta. Babbo, perché portiamo le... Arrivederci, è stato un piacere. La camicia. Veramente come copri materassi. Due cose. Scusa Biagio, una cosa seria. C'è da spostare una 8.50 targata Frosinone all'inizio del viale, perché sta bloccando anche il Benà Porchetto. Se gente... Oh, chi è stato? Ciao mamma. Ciao, volevo salutare. Se mi vede, no? Napoli, si vede? Sì. Napoli. Ciao. Stavo qua. Non servirebbe nemmeno la presentazione, Francesco. No, Paolo Antoni, no, la facciamo perché è dopo. La presenza, va bene. Però è un volto conosciutissimo. Beh, anche per chi segue Un Posto al Sole. Un Posto al Sole, negli ultimi tempi sto facendo questo personaggio, Un Posto al Sole, mi diverte molto. Però veramente il tuo passato di comico è un passato importante, con altri comici anche importanti. E non c'è male, erano i tempi della bella televisione, i tempi dei bei programmi, dei bei varietà, che purtroppo non ci sono più, devo dire, faccio una lamentela. Per cui insomma c'è un passato glorioso, perché ho fatto un presente, non c'è male, però televisivamente devo dire, devo fare riferimento agli anni passati, purtroppo, perché i più bei programmi insomma sono finiti. Parlo insomma dei varietà belli, con un contesto vero dietro, con delle persone insomma capaci, con un pensiero. Adesso insomma è un po' più, diciamo, di battaglia,
però insomma mi fa piacere essere rimasto nell'immaginario collettivo con quei programmi che mi hanno dato molto. Perché, visto che entriamo in argomento, secondo te quel tipo di programma che comunque faceva audience, faceva spettacolo, la gente vi seguiva, nel tempo poi è finito? Io credo che ci sia stato proprio un voluto abbassamento di qualità di pensiero, proprio politico, sociale, per cui si è abbassata proprio la percezione della qualità, si è abbassato il pensiero, la gente si è abituata a vedere dei prodotti un po' più insomma di battaglia, e piano piano ha preso il sopravvento un po' più di mediocrità, devo dire. La televisione è lo specchio della nostra società, per cui di conseguenza la televisione si è adattata a questo, il pubblico si è adattato a quello che la televisione propone ed è diventato tutto molto più scialbo, purtroppo. Sappiamo che indubbiamente una serie come quella di Un posto al sole ti impegna per largo tempo, no? Però quali sono i progetti e quello che stai facendo nel frattempo? Ma io contemporaneamente a Posto al Sole, che non faccio un personaggio fisso ma che salta di... e faccio teatro, per cui a novembre, dal 29 novembre parto dal Augusteo di Napoli con un nuovo spettacolo che si chiama Edoardo al Cursal e si tratta di 4 atti unici che farò con Mariangela D'Abraccio e con la regia di Armando Pugliese. Partiamo dall'Augusteo e poi vedremo quello che succede. Noi ti facciamo un in bocca al lupo per gli spettacoli, per stasera non diciamo niente perché so che nell'ambito teatrale non si fanno auguri e niente. No, auguri no, si dice in bocca al lupo merda anche. Perfetto. Si quindi, può dire, merda in questo caso si può dire. Ti facciamo i complimenti, li estendo a nome del pubblico che sicuramente grazie, ti apprezza. Buoni, troppo buoni, io ti ringrazio e ringrazio voi. Pubblico. Questa intervista mi vede un po' preoccupato, niente fenomeni di magia per favore. Perché... No, ma pure perché non c'è una magia, c'è un miracolo, hai capito come stiamo stasera? Fa un po' freddo. Dobbiamo dire la verità e niente, vogliamo dire chi siamo, perché così noi capite, agenda casa, dice chi cazzo sono stati. Ma io spero che lo sappiano già perché vi vedono. Ma se non lo sanno, però è giusto noi, noi glielo diciamo. Lo dice lui che è più bravo e che ha anche il cappellino per cappellino. Bene le idee. Allora, noi siamo i Malincomici, 1, 2 e 3, lui no. Lui è il nostro autore di punta, sì. Il nostro repertorio è tutto scritto da lui e lo ringraziamo. Perché TV è? Perché poi capito, diciamo Telegolfo. Telegolfo, ah bella Telegolfo, ci vorreste proprio un golfino perché fa proprio fridda assai. Pensa lui... se trasmettessimo dall'Iraq, questa velata minaccia, io ti dico che non so se... Lui è il nostro autore, però quando scrive è bravo, quando le dice è un po' meno. Lui invece è un pupazzo, che noi abbiamo perché siamo due ventriloqui. Vai da lui, guarda come è bello, guarda. Ah! Visto? Okay, molto allora, bravo. Stiamo presentando, allora noi siamo i Malincomici. Ma che c'è un bordo? Cioè, ma divertiamoci, tanto a sto punto. Facciamo Made in Sud su un programma che va in onda su Rai 2. Andava in onda su Come Risenta, poi siamo passati su Rai 2 e tra qualche mese passeremo a Miglior Vita. Perché non... E quindi niente, è ricominciato tutti. Quando va in onda questa intervista? Questa va in onda domani. Domani, quindi ieri venite a vederci. Cioè, ieri noi siamo qua in turno per questa festa e niente, va in onda domani che è domenica. Invece lunedì va in onda Made in Sud. Ecco, alle 23:50, mezzanotte, l'una alle 2, alle 3. O fa troppo tardi, è vero, però... Guardate che poi arriveremo in prima serata giù. A dicembre e poi a gennaio e quattro mattina perché facciamo, lo facciamo, abbiamo fatto un po' di scale di questi orari. E lo presenterà Marzullo. Sì. E queste, seguite TV Golfo, ma soprattutto seguite lui che è un personaggio da non perdere, perché lui vi aspetta da settembre su Real Time per il programma Come ti vesti, però la nuova versione si chiamerà Gridiavaton Gol. Seguitela e viva, è più popolare, come più popolare, più popolare. Più per noi. Quindi viva TV Golfo, viva il Golfo di Napoli, viva Napoli, viva Made in Sud, ma soprattutto viva, non lo voglio viva dire. Verdi. Viva Verdi. L'ultima cosa che vi chiedo, tra il serio e il faceto, a parte Made in Sud. Sì. I progetti. I progetti, allora io mi sto prendendo la patente perché ho appena fatto... Domani a mangiare una pizza. Sì, i progetti futuri. No, veramente, progetti futuri, allora noi facciamo i film.
No, il progetto futuro per ora è Made in Sud, che siamo. Che futuro? È presente. È presente. Che aspira a fare sempre Made in Sud. Perché Made in Sud non sta presente. No, no, vabbè. Il futuro. No, vabbè. No, cercheremo. Innanzitutto portiamo un personaggio nuovo a Made in Sud. Cioè lo portiamo proprio. E basta con Harry Potter sparisce nel vero senso della parola. E quindi un'altra cosa. Quindi, questo è il primo progetto. Quindi vedete la puntata perché è molto carina. Sta cosa è il primo progetto. Come già nasce un progetto di un nuovo personaggio. Ma un progetto di un nuovo personaggio nasce per. Ci chiudiamo in una stanza. E ci abbuffiamo i mazzate. Perché non esce a cosa? Ma vabbè, nasce perché comunque Harry Potter, essendo partiti da piccoli, si cresce. Cambiano i caratteri, cambiano. C'è il bisogno di crescere. Per esempio, lui prima era simpatico, ha cambiato il carattere, mo' schifo proprio. C'è bisogno anche artisticamente di crescere, quindi abbiamo sentito il bisogno di cambiare. Come tu, no? Da Telegolf, mo' passerai su Ra 3, poi la CNN. Non penso, però ci vuole. No, ma nemmeno io penso, però tu dico perché è bello ogni tanto dire cazzate. Capito? E niente, quindi si cresce un nuovo personaggio e si spera poi in uno spettacolo da soli, poi in un film da soli. E tu verrai ad intervistarci sempre perché noi ti chiameremo e tu come verrai. Nostro stampa, come nostro detto stampa. Io vi ringrazio, se siete stati. Se tu vuoi, sì. Vai, faccela un'altra. Dai. Tanto allora, tagliamo tutto, vai. No, non tranquillo. No, ma si ci fa la spalla, Kill, sennò. Vai, vai. È forte. È forte, ok. Vai. Sei stato io, no, ma lui. Vabbè, ma tu non ce la fai, non solo la spalla. Dicevamo, vai. Allora, avete cominciato giovanissimi. Sì, sì, no? Sì. Sì. Sicuramente nel lontano 2006. Vabbè, avevo 14 anni, ora ne ho 18 a novembre 19. Quante volte vi siete sentiti dire che era rischioso, vi potevate bruciare, era prestissimo? Sì, ci hanno detto che era un'arma a doppio taglio, nel senso potevamo essere la novità perché eravamo i comici più giovani d'Italia, però allo stesso punto poteva essere una cosa che iniziava e finiva là. Quindi proprio infatti per questo è iniziata e è finita là. Proprio per questo uno ha bisogno di rinnovarsi, per dimostrare che comunque non è solo una questione di età, ma è una questione comunque che uno ce la può fare. Già averli smentiti penso che è un grande. Oh, siamo ancora i più giovani. Comunque io ho 18 anni. Cioè, lui c'era 16, quindi. Lui 32, io però. 32, non si vede, però. E niente. Tu invece cosa provi ad essere, cioè, il giornalista più chiatto d'Italia? No, no, sa Galeazzi prima di te. Sa Galeazzi, hai ragione. Pure qualcun altro. Pure qualcun altro, vai. Ma il giornalista più chiatto sarebbe già una qualifica di giornalista significa. No, ma chiatto, io dicevo nel senso una chiattamma artistica, capito? Non una. È piacevole. È piacevole, giustamente. Soprattutto perché poi si incontra persone come voi. Dai, stai esagerando, questa tagliamo perché è una tasa cazzata. Questa è una cazzata. E quindi vi diamo appuntamento a stasera, anche se va in onda domani. Quindi ieri sera veniteci a vedervi, veniteci a vederci, e vabbè, lui coniuga meglio di tutti e tre. A Minturno e viva Telegolfo. E io vado a farmi appuntamento a Made in Sud lunedì alle 23:50. E poi vabbè, in giro per la Campania, per il sud, per il mondo, ovunque ci trovate su Facebook, ci trovate su Twitter, ci trovate su WhatsApp. Oramai a breve i nostri pupazzi nel Disney. Sì, il Disney Store, i nostri pupazzi e anche il suo pupazzo è già in vendita al posto di quello di Winnie Pooh, che è stato fuori dal declassato dalla produzione. E un bacio a tutti, buonanotte e buona luna a tutti. Ciao. Artistico, il grande Michele Caputo. Vieni Michele, vieni, vai. Buonasera, benvenuti. Ah, tu mi lasci quindi così, te ne vai. Ah, subito te ne vai. Ok, bene. Allora, buonasera, benvenuti. Come va? Bene, applauso generale per riscaldarci, perché la serata è abbastanza freschetta. Signor Uomo si sta proprio incappucciando, giustamente, ok? Allora, io voglio subito presentarvi il padrino che sarà il padrino di questa serata, che inaugura questa prima kermesse di Cabaret, Festival del Cabaret di Fontana Perrelli,
e voglio presentarvi subito, lo conoscete sicuramente, è un grande comico, è un grande attore, è stato ultimamente presente a Un Posto al Sole che immagino seguiate. Signore e signori, Francesco Paolantoni, eccolo qua. Francesco. Grazie a tutti, ciao a tutti, ciao. Allora Francesco, sì, quindi tu sei il padrino di questa serata, capito, ti vede una serata, hai capito, una serata importante, la prima edizione che... del festival di cabaret di Fontana Berrelli, che è venuto Don Elio Persechino, l'ha voluta lui, che Fontanella, abbiamo qui, io chiamerei subito che... Don Elio Persechino, piano. Eccolo qui, applauso per Don Elio, eccolo qua. Giustamente dice lui, ha applaudito più, avete applaudito un applauso più forte, applauso più forte per Don Elio. Eccolo qua, subito hanno ricevuto subito il messaggio. Allora, lasciamo il microfono a Don Elio. Don Elio, allora, Festival del Cabaret, voluto da lei. Calmo, mi calmo subito, mi calmo. Prego. Diceva il signore che era il primo festival, vero? Ed è vero, perché noi stiamo terminando l'altro, non ridete, di quell'altro sopra, che siamo arrivati al nono anno e il prossimo anno è il decimo anno. Cioè, se quello termina dobbiamo iniziare un altro. E abbiamo iniziato di quelle persone che... decimo e inizia, perché altrimenti poi perdiamo un po' la corsa, no? Ecco, quest'anno iniziamo questo festival qui, che è un po' diverso da quello di sopra, che noi ogni anno veramente l'aspettiamo con tanta ansia per poter partecipare e per poter stare insieme. E questo, lo stare insieme dipende da voi, è perché generalmente uno può fare la guerra se sta la polvere, se sta la polvere si spara. Beh, dunque, con la vostra collaborazione noi possiamo andare avanti, possiamo divertirci e stare insieme, è la cosa più bella, però ci vuole un po' di collaborazione, lo chiedo veramente di cuore, che collaborazione ci vuole. Allora, Don Elio, vi ringrazio, questa è la nostra targa, e grazie per l'impegno, perché queste sono cose, insomma, la cultura noi è importante, quindi scherziamo, però ecco, cerchiamo di stare sempre insieme. Grazie a Don Elio Persichino, applauso. Grazie. Vabbè, io lascio il palcoscenico, allora, ti lascio. Francesco, 10 minuti e ciniamo, una cosa veloce, proprio al volo, Dubito applauso, era un pubblico cagazzim stasera veramente, mamma mia. Benissimo, allora, dicevo, voglio ringraziare anche Pino Sorrento, che è il nostro agente di zona. Grazie a Pino per aver organizzato questa serata. Dice, partiamo subito con i primi comici di questa sera. Loro li avete sicuramente visti in una delle trasmissioni più popolari del momento. Sto parlando di Made in Sud. Loro sono dei giovanissimi, signore e signori, i Malincomici. Eccoli qua. Thank you. Quanto è bella la spontaneità! Sì, grazie. Se vede che andavano manco un stadio, vabbè, comunque, ragazzi, siamo messi. Perfetto, ci siamo messi d'accordo qua dietro, che presentiamo io, ok? Posso presentare io? Vabbè, vediamo prima chi ci conosce, vediamo, per alzata di mano, abbiamo fatto un programma su Italia 1, si chiamava Colorado, qualcuno guardava, ci guardava Colorado. 1, 2, 3, 4 su 1000 ce la fa, è un successo clamoroso. Infatti l'ha trovata a mezzo, buono. Poi stiamo facendo un programma su Rai 2, si chiama Made in Sud, per la sera di mano, ricorda Made in Sud. Vai, viva il Sud! Qualcuno in più, e viva Made in Sud, vai! La devozione mariana è all'origine di questa festa, ma è anche l'elemento centrale. Sentiamo, ascoltiamo le parole di Don Elio Persichino e vediamo le fasi salienti della processione per le vie del borgo, che si conclude con i fuochi d'artificio.
spiegare un po' le ragioni storiche di questo festeggiamento a cui stiamo assistendo oggi. Vabbè, io sono sempre il parroco di Vinturno e abbiamo valorizzato questa, diciamo, questa chiesetta molto antica. I nostri padri ci hanno lasciato la terza domenica di settembre, ci hanno lasciato questo testimone da portare avanti di non farlo cadere, come si dice, a terra. Noi facciamo del nostro meglio per poter realizzare, per poter tramandare anche agli altri bambini che verranno questa iniziativa. È una festa, diciamo così, che io ricordo ben volentieri perché mamma mi accompagnava qui quando ero piccolo, dove ci si metteva sul monte, ci si mangiava il pollo fatto mette came, ci si divertiva, c'erano le orchestrine dove si ballava e ci si divertiva veramente in un modo, stavo dicendo bestiale, un modo veramente bello, bello, bello. No, io ero piccolo. La festa di sé. Ed è bello, guardate, veramente, ecco, da vedere, da venire a partecipare, è qualche cosa che entra dentro di noi e che non possiamo, diciamo così, toglierla. È una festa di tre giorni. Una festa di tre giorni dove, ecco, può darsi, farete delle riprese a questi bambini che si stanno divertendo in un modo veramente meraviglioso, dove il comitato fa del suo meglio, però tante volte non incontriamo tanta partecipazione per poter, e tanto incoraggiamento da poter andare sempre avanti. E lei, in un periodo un po' difficile come quello che stiamo vivendo un po' tutti in Italia, diciamo, alla piccola comunità qua di Vinturno, Fontana Perenna, come state sentendo di dare con anche quella festa? Piccola comunità, siamo quasi 100.000 persone, cioè Fontana Perenna, è una comunità in piccolo, però facciamo parte sempre di una grande comunità della parrocchia di San Pietro, dove io ogni domenica scendo giù a celebrare la liturgia ed è molto seguito dai poteri di Fontana Perenna. E quasi vi devo dire, continuare sempre, a partecipare, ad aumentare e a tramandarla e non farla cadere nel nulla e nel vuoto. Nel nulla e nel vuoto. Conoscere le tradizioni. Le tradizioni sono delle cose che devono incoraggiare, ci devono far vivere, ci devono dare quella forza e quel coraggio di poter andare sempre avanti e di venerare la nostra Madre Santissima, soprattutto di Madonna della Libera, che ci vive veramente da tante, diciamo così, da tante miserie, da tante debolezze, e al davanti nostro un po' di volontà.
È un grande conforto per noi sapere che abbiamo in cielo questa mamma che ci è sempre vicina con la sua materna protezione, specialmente nel momento del dolore, nell'ora della nostra morte. A lei dobbiamo alzare spesso il nostro sguardo, la nostra preghiera, sforzandoci anche di imitare il suo amore a Dio e al prossimo e tutte le sue virtù. Uno dei modi migliori per onorare e pregare Maria è la recita del Santo Rosario. Thank you.
Con l'entrata in chiesa della statua della Madonna della Libera si conclude il nostro filmato. A me non resta che salutarvi e darvi appuntamento alle prossime puntate di Piccolo Borgo. Questo programma è stato offerto da Comitato Festeggiamenti Maria Santissima della Libera, località Fontana Perelli, parrocchia di San Pietro Apostolo, Minturno. CB Informatica, via per Castelforte, Minturno.